1-1 e tutto da rifare nel ritorno tra Sava e Racale. Nella semifinale d'andata di Coppa Puglia promozione finisce in parità al Camassa di Sava. Subito in cronaca al nono minuto il primo tiro interessante del match, ci prova Dettore, sarà uno dei protagonisti per i salentini. All'undicesimo gli risponde immediatamente l'altro numero 9, Vasco, palla alta anche in questo caso. Al quindicesimo una grandissima occasione dall'interno dell'area di rigore per il Sava, Candice ci prova, il pallone viene deviato in calcio d'angolo. Al ventunesimo occasionissima Racale, salva però il Sava con Biasi proprio all'altezza della linea di porta. Al trentacinquesimo Passaseo si supera su Beltrame, un vero e proprio miracolo, finisce così a reti bianche il primo tempo. Nella ripresa un gol per parte, le danze le apre al nono minuto Taiei che parte in contropiede dopo un'azione dubbia per la quale i calciatori biancorossi protestano parecchio, fa 1-0 ipnotizzando Marallino e trovando la angolo giusto. Passano 4 minuti, ancora Cadice è pericolosissimo per il Sava e qui la risposta con Passaseo. Al sedicesimo l'occasione che cambia il volto alla ripresa con il Sava che trova un calcio di rigore per fallo su Beltrame, discusso dai calciatori ospiti, ma Vasco si presenta dagli 11 metri e fa 1-1. Non succede più nulla nonostante la pressione del Sava fino al finale, quando però le due occasioni migliori sono per gli ospiti. Protagonista ancora Taiei, autore dell'1-0. Al quarantesimo serve dentro aprire il tapin, però non riesce, la palla si perde al lato. Al quarantottesimo viene servito invece lui stesso Taiei in area di rigore, colpo di testa, Marallino in maniera superlativa gli dice di no e tiene aperta una sfida che adesso si deciderà nel ritorno.